impianti tra Autemoto a Marotte, lungo la Monte Labattese, entrambi centauri, portati nelle ambulanze al Torrette di Ancona. Crollano i contagi da coronavirus nelle Marche, in calo i ricoveri e il tasso di positività zero casi nella provincia di Fermo. Bar e ristoranti, da oggi si mangia anche al chiuso e si torna a bere il caffè al bancone. Per i gestori è la vera ripartenza, per i clienti un ritorno alla normalità. È stato bellissimo, non vedevo l'ora. Vero ragazzi? Vero, vero. Oltre 5 milioni per il sociale e più di 1000 volontari coinvolti. Il comune di Pesaro stila un bilancio sugli aiuti a famiglie e attività. Il sindaco Ricci commenta: la pandemia è stata una tragedia, ma ora è tempo di ripartire. La città di Fano amica degli animali. Venerdì pomeriggio il taglio del nastro nei due nuovi sgambatoi a San Lazzaro e Sant'Orso. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con i due gravi incidenti accaduti nella giornata di oggi. Il primo si è verificato tra auto e moto intorno alle 7.30 lungo la Monte Labattese. Il conducente di una Fiat Punto, un 74enne del posto, stava provenendo da via Psella quando nell'immettersi sulla statale si è scontrato con una Ducati Monster che viaggiava in direzione Pesaro. Nell'impatto il centauro è stato sbalzato sull'asfalto. Subito soccorso è stato trasportato dall'eliambulanza al Torrette di Ancona, illeso invece il conducente dell'appunto. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Invece l'altro sinistro è avvenuto alle 14 lungo la strada statale 16 a Marotta di Mondolfo. A scontrarsi sono stati uno scooterone guidato da un medico di 65 anni che si stava recando all'ospedale Santa Croce e una jeep condotta da una 35enne. In base ai primi accertamenti da parte dei carabinieri, entrambi stavano procedendo in direzione nord quando all'altezza del bar Black Queen la jeep ha rallentato per entrare in un parcheggio e lì è avvenuto l'impatto. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il centauro. L'uomo ha ricevuto i primi soccorsi da parte di un ispettore di polizia della stradale di Fano che stava transitando in quella strada. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e con l'eliambulanza che ha trasportato il ferito al Torrette. E adesso il Covid. Nelle Marche nelle ultime 24 ore è morta una persona con il coronavirus. Si tratta di un uomo di 58 anni di Urbino. I contagi invece sono in forte calo. Nell'ultima giornata sono stati registrati 34 nuovi casi. Scende anche il rapporto tra positivi e tamponi processati. Oggi era al 3,3%. Negli ospedali ci sono 11 ricoveri in meno. I pazienti in terapia intensiva scendono a 23, mentre quelli in semi-intensiva a 44. E da oggi si torna a mangiare all'interno dei locali, ma anche a bere un caffè al bancone del bar. Sono alcune delle novità tra le più attese che segnano un altro passo verso la normalità. Il prossimo servizio è stato curato da Angelica Panzieri. Si riparte, il caffè al banco è servito e così anche i pranzi e le cene all'interno dei ristoranti. Da oggi è cambiato tutto e si è tornati a respirare un po' di normalità. I bevitori di caffè si sono presentati nei bar del lungomare pesarese già dalle prime ore di questa mattina. Si ha ancora l'abitudine di prendere e andare per una questione di sicurezza per questo virus, però insomma dai... Sta andando bene, speriamo sempre meglio. E poi dalle 13 i ristoranti hanno iniziato a lavorare anche all'interno dei loro locali, nel rispetto delle regole anti-Covid. 4 persone sedute per ogni tavolo, se non conviventi, e tra un tavolo e l'altro distanza di almeno un metro. Tanta la voglia di riassaporare i piatti all'interno dei locali anche da parte degli stessi clienti. Abbiamo sfruttato subito l'occasione, quindi un'ora di pausa dal lavoro, subito ristorante per gustare una bella pietanza che era un po' che non lo facevamo. Visto che il tempo purtroppo non è stato dei migliori questo maggio, quest'anno, quindi appena l'occasione l'abbiamo sfruttata al volo, diciamo, sì. Sta andando bene, dai, ancora non sai cosa ci aspetta l'anno avanti, perché ancora la gente è abituata, un po' paura, un po' timore, fondamentale. Anche perché visto il tempo non ci aiuta. Qualcuno ha lavorato anche con i turisti arrivati a Pesaro per il ponte del 2 giugno. È stato bellissimo, non vedevo l'ora. Vero ragazzi? Vero, vero. Bellissimo. Noi veniamo da Bergamo, siamo qui in vacanza per il ponte del 2 giugno e siamo contentissimi di poter mangiare al chiuso. Tenendo le finestre chiuse, non c'è corrente,
all'interno si sta meglio in questo momento, fuori dubbio. Si vede gente di fuori, gente stranieri, dovrebbe ripartire bene. E ci spostiamo a Marotta, dove ieri è stato aperto il punto vaccinale. In questa prima fase possono vaccinarsi gli over 60 residenti nei comuni del distretto sanitario di Fano. È partito in via sperimentale il punto vaccinale di prossimità gestito dai medici di medicina generale nella sala ciriaca adiacente al bocciodromo in Viale Europa Marotta. Lo stesso sito aveva già ospitato nello scorso gennaio lo screening di massa che aveva visto l'afflusso di quasi 5.000 persone. Presente ieri anche l'assessore regionale Francesco Baldelli. Il nostro piano, ha spiegato, aveva già previsto da tempo l'apertura degli hub nei comuni meno densamente abitati e nell'entroterra, perché non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Giovedì, ha proseguito Baldelli, verrà aperto anche il punto vaccinale di Pergola. Si proseguirà con Cagli, Urbania, Colli al Metauro, Fermignano, Terre Roveresche e Macerata Feltrea, sempre compatibilmente con l'invio dei vaccini. Lo avevamo detto, la giunta regionale non vuole lasciare indietro nessuno e vuole garantire il diritto alla salute e quindi in questo caso anche alla vaccinazione a tutti i cittadini delle Marche. Il ringraziamento va al presidente Acquaroli, all'assessore Saltamartini per questa sensibilità e per questo cambio di passo che hanno voluto determinare in campo sanitario insieme agli altri componenti della giunta nel garantire questo diritto a tutti i cittadini marchigiani, cosa che purtroppo in precedenza non è accaduto con i pesanti tagli che ha ricevuto la sanità territoriale e che ha ricevuto la sanità ospedaliera. Intanto a Marotta le somministrazioni proseguiranno il 4, 7, 8 e 11 giugno. In queste giornate il centro sarà aperto di pomeriggio dalle ore 15 alle 18. Un servizio importante che parte con le vaccinazioni dedicate agli over 60 con la speranza poi di aprirlo nelle prossime settimane anche ad altre categorie. Il ringraziamento dell'amministrazione comunale va all'ASUR, alla Regione Marche, ai medici di medicina generale soprattutto che hanno dato la loro disponibilità e anche ai volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che sono qui oggi per il primo giorno e saranno qui anche per le prossime giornate. E mediante un video il Comune di Pesaro stila il bilancio degli aiuti messi in campo durante i 15 mesi di pandemia. È stata una tragedia storica, ha commentato il sindaco Matteo Ricci, ma ora è tempo di ripartire davvero. Sono stati 15 mesi intensi nei quali non ci siamo risparmiati. Dal primo minuto abbiamo detto che la porta del sindaco del comune era l'ultima che poteva chiudere e così è stato. E abbiamo investito risorse straordinarie, siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà e al tempo stesso abbiamo messo in campo circa 1000 volontari. La voce in sottofondo del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per il bilancio dell'amministrazione comunale sul lavoro svolto a servizio della città nell'emergenza Covid-19. In 15 mesi di pandemia sono stati aiutati famiglie in difficoltà, bambini, anziani e operatori economici che ancora oggi stanno cercando di ripartire. Buoni spesa, fondo anticrisi, buoni crescita e quelli dedicati alle palestre, ai circoli e ad altre attività, ma anche riduzione della TARI e delle rette di asili e scuole dell'infanzia. Poi gli interventi legati alla sicurezza delle persone, 200.000 mascherine a tutti i pesaresi, 3.000 saturimetri per le famiglie con over 65 disabili, i tamponi alle società sportive e la grande operazione di screening periodico per garantire una didattica in presenza in sicurezza. I monitoraggi nelle scuole sono stati organizzati dal comune per 4 volte per un costo complessivo di circa 180.000 euro. Un grande lavoro reso possibile grazie alla rete di volontari di quartiere, alla Protezione Civile, da Il Pesaro, Croce Rossa, Gulliver, Aspes e a tutte le associazioni e le diverse realtà che sono scese in campo al fianco dell'amministrazione. Teniamo botta, come abbiamo sempre detto, ma adesso dobbiamo correre per rinascere perché vogliamo la nostra città sempre più bella e al tempo stesso sempre più libera. Forza Pesaro, ripartiamo insieme. E domani 2 giugno al mattino alle 10 in Piazza del Popolo a Pesaro si terrà la celebrazione per il 75esimo anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia, che si svolgerà in forma ristretta nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, prevede l'esecuzione dell'alzabandiera ma anche la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Seguirà la deposizione di una corona nella cappella votiva di Sant'Ubaldo. Alle 10.30 poi al Teatro Rossini si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine
dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana a 54 insigniti. Inoltre verranno consegnate 5 medaglie d'onore alla memoria ai familiari di altrettanti cittadini deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra gli insigniti, 45 appartengono alla categoria dei medici e sanitari che si sono distinti nella lotta al coronavirus. E anche noi saremo presenti e logicamente poi realizzeremo dei servizi per il telegiornale di domani sera. E sempre per domani è confermato il mercato cittadino a Fano. Dopo un confronto con il tavolo economico e gli operatori del mercato, ha spiegato l'assessore Etienne Lucarelli, e considerando il lavoro perso in questi mesi, si è concessa la realizzazione del mercato anche in questa giornata di festa. Sempre a Fano sono terminati i lavori per i nuovi sgambatoi nei quartieri di San Lazzaro e di Sant'Orso. Venerdì pomeriggio ci sarà l'inaugurazione. Sono già praticabili da diverso tempo, ma venerdì ci sarà ufficialmente il taglio del nastro. Vanno ad aggiungersi a quelli di Bellocchi e Fano 2 gli sgambatoi realizzati a San Lazzaro e Sant'Orso, dove i lavori erano iniziati alla fine dello scorso anno. In uno spazio di circa 45 metri per 30 sono dotati di panchine, cestini per la raccolta degli escrementi, fontanelle e un'area di sicurezza ricavata tra due cancelli d'ingresso, nella quale gli amici a quattro zampe possono essere slegati. Il costo complessivo dell'intervento è di 30.000 euro, soddisfatta l'assessore Barbara Brunori, che assicura un impegno futuro per realizzarne due all'anno fino a coprire tutti i quartieri della città. La grandezza e il progresso di una nazione si misurano proprio da come si trattano gli animali, diceva Gandhi. E noi che ne siamo un piccolo pezzo, mi viene da dire che siamo una città amica degli animali e anche delle persone che lo frequentano. Venerdì inaugureremo gli sgambatoi di San Lazzaro e di Sant'Orso rispettivamente, mettendo al centro il gioco, perché per noi il gioco è una cosa seria. Il gioco è al centro del benessere di persone, animali, ma di noi tutti, perché giocando si imparano tante cose. Questi sono luoghi dove i cani imparano proprio ad educarsi, gli umani imparano a socializzare, ma c'è anche un momento di forte rispetto e condivisione tra tutti. A rafforzare, diciamo, questa scelta che abbiamo fatto negli anni proprio sono le testimonianze delle tante persone che anche in questi giorni comunque lo stanno vivendo. E lo stanno vivendo, lo dico davvero, perché proprio ieri, mentre ero al supermercato e facevo la spesa, signore che non conoscevo, sentivo che si dava un appuntamento proprio qua. Ecco, questo è proprio il nostro obiettivo, quello di far ritrovare delle persone i luoghi dove possono star bene tutti insieme. Il Comune di Fano garantirà l'idoneità dell'impianto Mancini, consentendo all'Alma di disputare le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie C. Lo afferma in una nota il vice sindaco Cristian Fanesi, il quale vuole mettere nelle condizioni il presidente Granata, Enrico Fatto Offidani, di possedere i requisiti necessari a richiedere la riammissione al prossimo campionato di Serie C. Giovedì, continua Fanesi, verranno smantellate le vecchie torri faro, così da attivare il nuovo impianto di illuminazione già predisposto qualche settimana fa. Si chiama Lido La Fortuna ed è la prima residenza d'artista della città di Fano, che ha coinvolto 6 giovani artisti già affermati sul piano internazionale. Il risultato del progetto verrà illustrato durante 3 mostre a Fano, Pergola e Milano. Dopo 2 settimane di soggiorno nel territorio marchigiano, 6 artisti under 35 hanno presentato l'esito dell'iniziativa denominata Lido La Fortuna, la prima residenza d'artista di Fano curata da Luca Zuccala e promossa dall'Associazione Culturale Lido Contemporaneo. In questo periodo i giovani artisti già affermati a livello internazionale hanno interagito con la tradizione culturale e paesaggistica della città, dalla collina al mare. Una serie di attività accompagnate da professori e ricercatori universitari hanno fornito materiale e contenuti su cui sviluppare la propria ricerca. Il risultato della residenza sarà presentato nel corso di 3 esposizioni che si terranno alla Rocca Malatestiana dal 5 al 18 agosto, successivamente a Pergola, a Casa Sponge e in autunno a Milano, nella sede della Casa d'Aste Art Curial in Corso Venezia. Abbiamo invitato 6 artisti nazionali e internazionali, quindi 3 pittori che vengono da tutto il mondo, Svezia, Cina e Messico, e 3 fotografe espanse, perché la fotografia contemporanea, una fotografia espansa, metafotografia che si ibrida e si contamina con altri linguaggi, quindi fotografe nazionali, Silvia Bigi, Lidia Bianchi e Rachele Maestrello. E cosa ci interessava?
fare in modo che gli artisti avessero tutti quegli spunti, gli stimoli per conoscere, amare e lavorare sul territorio. E noi vogliamo riportare gli artisti al centro della filiera dell'arte, del sistema dell'arte, molto spesso bistrattati, considerati dalle gallerie come l'ultima ruota del carro e da tutto quello che è il mercato dell'arte. Residenza, che lo ripeto, è atto di resistenza. Atto di resistenza significa contro tutto quello che è diventato il mercato e il sistema dell'arte contemporanea, che è spettacolarizzazione, effimero, moda, tendenze. Noi ci interessa invece stare qua, vivere un luogo vergine dal punto di vista dell'arte contemporanea, ricchissimo, ridare e mettere al centro, con ritmi lenti, più ponderati, l'artista contemporaneo, che spesso è l'ultima ruota del carro, è l'ultima pedina della filiera dell'arte. Venerdì scorso gli artisti sono stati accolti al simposium di Cartoceto, mentre sabato pomeriggio hanno partecipato ad una tavola rotonda alla Rocca Malatestiana, dove hanno raccontato la loro esperienza. La città vuole allargare gli orizzonti, in questo caso si parla di pratica contemporanea, di arte contemporanea, e quella della sperimentazione anche di nuovi linguaggi con dei giovani artisti, ma sono giovani artisti affermati con delle loro identità ben precise. L'obiettivo è quello di inserire Fano in un circuito culturale importante con queste iniziative, che sono solo l'inizio di un percorso importante che vogliamo intraprendere. Ma la cosa bella è questa, voler così innovare anche in termini culturali e artistici. E dopo 4 anni dalla distruzione avvenuta per un vasto incendio, domenica scorsa è stato riaperto lo storico rifugio Corsini sul Monte Nerone. Il servizio di Filippo Pucci. Situato a 1300 metri sul Monte Nerone e ricompreso tra i comuni di Piobbico e Apecchio, torna in vita e più forte che mai lo storico rifugio Chalet Corsini, andato perso durante l'incendio nel luglio del 2017. Meta preferita per le uscite in famiglia, passeggiate, escursioni e trekking, 4 anni dopo questa struttura rinasce dalle ceneri a favore di tutto l'entroterra per un turismo di prossimità sostenibile e green e per gli amanti degli spazi aperti e panorami meravigliosi. Noi che l'abbiamo vissuta in un primo momento è veramente un giorno importante. Per noi è veramente un momento storico questo qui del Monte Nerone, perché assieme a questa struttura possono partire tante iniziative, e qui insomma di soldini ci abbiamo creduto e ne abbiamo spesi, abbiamo fatto un investimento sugli 800.000 euro. Sono contento, per noi oggi è veramente una bella giornata, perché poi siamo stati onorati la presenza, diciamo, di tanti amministratori, tanta gente, tanti complimenti, ci hanno fatto veramente tanto piacere. Una struttura polivalente e moderna, grazie ai suoi 120 coperti ed una terrazza panoramica all'aperto con 90 posti. Tra le novità, la presenza di alloggi con 25 posti letto. Un bivacco che è il punto di forza di questa struttura, perché è il punto di accoglienza per gli avventori, per chi si trova in montagna in difficoltà. È un punto di ristoro per coloro che arrivano e che non trovano null'altro. La possibilità di entrare in qualsiasi momento con una strumentazione tecnologica all'avanguardia, anche scaricando una semplice app dal cellulare, si può avere la possibilità di aprire la porta, si accede in qualsiasi momento. È il punto di forza e importante di questa struttura, perché la struttura deve vivere tutto l'anno, 365 giorni l'anno, tutti i giorni dell'anno. All'inaugurazione presenti le cariche militari e civili, dalla regione alla provincia, i sindaci di Piobbico e d'Apecchio fino all'Unione Montana. Realtà che insieme hanno reso possibile l'apertura di questa importante struttura, costruita nel lontano 1967 a vantaggio delle aree interne. Una struttura ovviamente per tutti i target di persone, può essere davvero un luogo nuovo per tutto il territorio delle Marche, per tutta la provincia di Pesaro Urbino, ma anche per l'Umbria, perché abbiamo anche molti appunto avventori che arrivano anche dalla vicina Umbria, e naturalmente per noi è oggi una grande felicità essere riusciti a partire con questa struttura, e anche con la collaborazione di tantissimi soggetti, dalle guide escursionistiche, il CAI, e le guide ambientali, e le associazioni che si occupano di bike, tutti quelli che in qualche modo hanno collaborato, e devo dire grazie veramente alle tante istituzioni che hanno collaborato per la rinascita di questo luogo e la ristrutturazione di questo luogo che dopo l'incendio di 4 anni fa sembrava perso.
Tre giorni di evento, 38 nazioni, 180 ginnasti in gara, più di 300 componenti delle delegazioni internazionali che hanno generato più di 3.600 presenze alberghiere, ma anche 72 giudici e picchi di 450.000 spettatori televisivi. Sono alcuni numeri della 12ª edizione della World Cup di ginnastica ritmica che si è svolta all'Astronave di Pesaro dal 28 al 30 maggio. Ottimi i risultati ottenuti dalle farfalle azzurre che hanno vinto 2 medaglie d'oro nelle finali di specialità, salendo sul gradino più alto del podio sia con l'esercizio delle 5 palle, sia con i 3 cerchi e 2 paia di clavette. Fondamentale il grande lavoro svolto dallo staff che ha dovuto adeguare l'impianto e l'organizzazione dell'evento alle disposizioni anti-Covid. Sono stati testati quasi 1 migliaio di tamponi nella bolla dell'arena senza riscontrare alcun caso positivo. Invece, per quanto riguarda la sicurezza, viste le recenti tensioni in Medio Oriente, è stata necessaria una scorta dedicata per le delegazioni di Turchia e Israele. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi un approfondimento dedicato a Passaggi Festival che si svolgerà a Fano dal 18 al 25 giugno. Grazie per la vostra attenzione, vi ricordo come sempre il numero dedicato alle vostre segnalazioni 338-4968-250, per noi sempre importanti. Ci rivediamo domani, intanto domattina alle 7, occhio ai giornali. Arrivederci.